Azzise, canzoni d'autore, oggi con noi Iridillo. Buongiorno ragazzi. Buongiorno, ciao Leandro. Benji, Daniele Benatti e Claudio Schiffer, fratello della famosa modella, no, cugino, in realtà Claudio Zanoni. Perché vi date questi nomi così da fumetto? Perché a me questo Benji mi sembra un po' Benji e Fede, cioè non Benji e Fede, anzi Benji, Ollie e Benji, Ollie e Benji, ecco. Benji, sì, Benji, sì, anche loro. Che io già non guardavo già più, perché comunque venivo da altri tipi di cartoni animati, andiamo più indietro, cioè addirittura c'era il professor Baldazar quasi, che forse tu te lo ricordi. No. Vabbè, no, stavo pensando, ma Benji è quello che parava o quello che calciava? Chi lo sa, non l'ho quasi mai guardato. No. Credo E perché ti chiami Benji? Credo il portiere, sì. No, no, viene da Benati, dal cognome, per cui erano dei ragazzi che storpiavano un po' i nomi, ma è una cosa che si fa ancora oggi, no? Insomma, e poi quando sei a livello artistico hai voglia di aggiungere qualcosina, come so, Fedez ha messo la Z. Esatto. Allora, i Iridillo sono una band, allora, quello che io so di Iridillo, a parte alcune canzoni che sono andate molto in radio, per esempio Figli di una buona stella, dicevo, secondo me, io me la ricordo, vi passava tantissimo, sì. Ma anche Mangia Amore, insomma altri brani vostri. Quello che tutti mi dicono e che io vorrei tanto poterlo vedere dal vivo è che Iridillo dal vivo sono una cosa straordinaria, addirittura una grande esperienza. Io ho letto delle cose fantastiche su Iridillo live e non è una cosa da tutti, perché voi fate anche molte cover, no, nei vostri live, anzi in gran parte, sì. Immagino che siano no, cover. No, gran parte no, in realtà dipende da metà e metà. Forse 60 pezzi nostri e 40 cover. Però la difficoltà del live oggi è perché se tu sei i Coldplay, insomma, fai anche presto a fare uno spettacolo. Devi dire questo non riesco a farlo perché non ci sta. Esatto. Voglio dire, ma se non sei Coldplay, sei una band che viene dal da Mantova come voi, insomma, di italiana, ruspante, devi saperlo gestire il palco. Cosa vuol dire imparare a gestire il palco? Sì, fondamentalmente cominci a guardare chi hai davanti, no? È cambiato anche il pubblico, perché oggi come oggi il pubblico, il 40% usa il telefonino anche quando è a vedere un concerto dal vivo, che vuol dire o filmare, e dici, vabbè, ma quando se lo riguarderà questo concerto, no? Oppure tranquillamente sente ma non guarda perché sta chattando con amici, per cui devi cercare un pochettino di intrattenerli, no? Anche, cioè, cercare non solo, a volte a me capita di raccontare la canzone che sto facendo prima, cosa che non si dovrebbe fare, ma in realtà non è che gli stai spiegando le parole, dove cosa volevi dire, ma li porti in una situazione. Ad esempio c'è un brano che poi magari ti facciamo sentire, Torno in bianco e nero, dove veramente li voglio portare su una bicicletta Graziella con la cartolina dentro i raggi della bici nel 1973 al bar dell'oratorio di Pegoniaga. E allora e dico, aspetta un attimo, voglio esserci anch'io in mezzo a questi che vanno. E allora stanno attenti. Senti, 30 anni quasi 30 anni di band, no? Perché l'anno prossimo mi pare festeggiate il trentennale. E cioè, eravate insieme anche 30 anni fa voi due? Sì, sì. Ci avete iniziato proprio insieme? Prima io e lui. Sì, eravamo insieme anche prima, perché facciamo delle cosine, non so neanche perché, ci siamo incontrati in chiesa. Prima di Monet Side, no? Tu prima suonavi in chiesa. Io suonavo in chiesa. Sai, come i classici della soul, le soul band. No? Da ragazzini proprio. Sì. Ah, sì, sì. Quindi ragazzini, e il primo concerto come Iridillo te lo ricordi? Come Iridillo, perché poi c'è stato questo passaggio appunto dai Monoxide ai Iridillo. Una coesistenza. Un cambiamento di nome, diciamo. Abbiamo cambiato nome ufficialmente fuori dall'Italia. È vero, sì. Eravamo in Giappone per un concorso della Yamaha e lì abbiamo cominciato a istruire la pratica e siamo diventati Iridillo, scusa. Praticamente questo concorso della Yamaha Music, si chiamava Yamaha Music Quest, abbiamo vinto la selezione italiana, tutti gli stati, quindi eravamo in una ventina, i francesi, cose,
e siamo arrivati secondi là, quindi insomma bella, è stata una bella, cioè, è stato bello andare in Giappone, poi bello andare in Giappone, una settimana in Giappone, pensa che ci eravamo portati delle pizze surgelate, no? E quindi non surgelate, sottovuoto, sottovuoto, scusa. E alla fine della nostra esibizione, che era in diretta come se fosse la domenica in, fai conto, no? Cioè di questo concorso, ognuno davanti alla sua pizza, a mo' di frisbee abbiamo lanciato le pizze, cioè questi quei conduttori impazzivano con le pizze. Erano gli anni 80? Fine 80? No, questo era il 91. Ah, inizio 90. Sì, primi anni 90. Sì. Quindi dopo sono andati Ridillo, poi è cominciata quando la vostra attività discografica. Super, no, io ero super 95, 94-95 anche. erano anni belli però gli anni 90, no? Per anni in cui la musica era ancora, pensavamo che avesse ancora una grande forza. Allora, diciamo che secondo me ci è capitato di guardare alcune locandine di programmi in locali, tipo non so, Rimini Rock Island, oppure un altro che ho pubblicato recentemente. E cosa succede? La differenza di quello che vedi da allora ad oggi, cioè comunque la musica, lascia perdere il periodo Covid, cioè in ogni caso si fa, si suona, ma allora quella settimana, che era intanto, vuol dire che si suonava tutti i giorni, perché praticamente, e c'era tranquillamente Negrita, Blue Vertigo, Carmen Consoli, Nicolo Fabi, ti dico dei nomi di quella settimana che mi ricordo, Ritmo Tribale, Ridillo e non so, i Shun, ecco. Però quello che sorprende è lunedì, martedì, mercoledì, c'erano sempre concerti sempre, e tutti i gruppi che facevano musica loro. Cioè, dov'è che oggi trovi questo tipo di situazione? Non la trovi più. Cioè, trovi, infatti, se guardi i programmi di una festa della birra, oggi è Vasco, non mettono neanche più tributo a Vasco, mettono Vasco, Ligabue, Negramaro, eccetera. E questo è un po' triste, ma non dico per i colleghi musicisti, che è giusto che ognuno possa fare tranquillamente la tribute band, io non la farei mai, cioè, però questa è una cosa... Io rispetto da musicista, da chi sta lavorando, no? Questa cosa. Io se faccio le cover cerco di dare una mia versione della cover che ho fatto, no? E questa è proprio sempre stata una caratteristica dei Ridillo. E ne abbiamo fatte tante, poi magari qualcuna te la facciamo sentire. Per cui dispiace questa cosa, che più non è neanche legata, diciamo, al gruppo in sé, ma a chi sta organizzando dall'altra parte, che non ha più il coraggio di dire sì, facciamo una settimana di solo gente che fa musica propria. È un tema interessante, ci torniamo, ma siccome è già due volte che mi prometti di farmi sentire qualche cosa e non lo fai, comincia. Stiamo parlando di un brano che è forse il primo singolo ufficiale dei Ridillo e che appunto parlava del mondo nuovo. Anche per oggi il sole è stato assai brillante, waking up the sunshine, ha fatto il suo dovere, ha riscaldato tutti quanti e tutte quante. Io, lui, io mi metto qui, non dico niente, niente di importante, parlo dell'attualità, dico solo che non siamo mai contenti, non tornano mai conti, questione di mentalità. Anch'io sono contento del mio mondo, così così com'è. Il paradiso può aspettare un altro paradiso. Ma poi dov'è? Ma poi dov'è? Il paradiso aperto, chiuso, paradiso. Vorremmo tutti un mondo nuovo, nel mondo nuovo, da solo non verrà. Avremo tutti un mondo nuovo, nel mondo nuovo, staremo bene, sai. Anche per oggi il sole è stato sempre brillante. Ha fatto il suo dovere, ha riscaldato tutti quanti e tutte quante. Ognuno ha il suo mondo a cui badare, ma come andrà a finire? Solo chi vivrà vedrà. E noi che rimaniamo qui a pregare, uniamo i nostri cuori nel coro dell'umanità. Oh.
vorremmo tutti un mondo nuovo, il mondo nuovo da solo non verrà. Avremo tutti un mondo nuovo, nel mondo nuovo staremo bene, sai. Anche per oggi il sole è stato sempre brillante. Ha fatto il suo dovere, ha riscaldato tutti quanti e tutte quante. Anche per oggi l'acqua è stata dissetante, dissetante, dissetante. Ringrazio madre terra che ci ha dato un bel ambiente, un bel ambiente, un bel ambiente. Anche per oggi sono stato assai brillante. Mondo Nuovo, scritta nel? 94 circa, uscita nel 94-95, uscita poi nel, sì, nel, come primo singolo del 96. 96, sì. E poi è arrivato il Mondo Nuovo, alla fine. Guarda, questa è proprio una cosa, un brano che è purtroppo sempre attuale. Perché non arriva? Non arriva perché non facciamo abbastanza. Infatti dice, vorremmo tutti un mondo nuovo, ma da solo non verrà. Cioè, così come queste... Insomma, dobbiamo fare proprio ognuno una nostra piccola parte, no? Addirittura c'è una parte nella canzone, che era quella finale, diciamo, che diceva: non prego un solo Dio, ma prego tutti gli dèi, riappacificatevi, fatelo almeno voi. Non prego un solo Dio, ma prego tutti gli dèi, riappacificatevi, ficcatevelo in testa. Cioè, anche lì, le guerre di religione, eccetera, no? Cioè, la pace arriva dove veramente dobbiamo fare lo sforzo di andare oltre, di andare oltre e di raccogliere la grandezza delle differenze che ci sono nelle culture, nelle religioni, e non farlo diventare una cosa, no, è giusta la mia. Certo, dico che è un mondo, in qualche modo stiamo vivendo in questo periodo comunque un mondo nuovo, perché siamo di fronte ad una cosa nuova, perché il virus ci ha portato ad un modo di vivere nuovo comunque, no? Tra l'altro nel vostro caso anche ad aspettare che passi, perché non sta suonando. Poi specialmente diciamo che nella prima parte dell'anno l'abbiamo vissuto come un momento di sospensione. Una sberla, no? Che però magari non riuscivi a capire, ma era un tempo sospeso. Adesso ti rendi conto che invece ci devi fare i conti, è cambiato tutto. Noi che abbiamo sempre vissuto poi di live, più che discograficamente, diciamolo, siamo stati sempre sul palco e abbiamo sempre vissuto di questo. Ci ha veramente cambiato il mondo nel vero senso della parola. Tra l'altro noi qua, perché noi siamo qua alla Zise, in una rassegna che nelle prime due edizioni è stata live, quest'anno il Comune ha voluto mantenere la rassegna, vedete siamo così, siamo senza pubblico, augurandoci di averlo ancora. C'è chi ipotizza che però in futuro, per quanto si tornerà anche ad avere un contatto fisico, non sarà più esattamente come prima. Cioè, questi due binari, l'online e il live, continueranno a coesistere, forse anche uno supererà l'altro. Ma io non lo so, può darsi, perché poi le cose cambiano e ci si adegua a tutto. Diciamo che la parte online può rimanere come testimonianza o per arrivare a chi non può esserci, però il contatto con il pubblico, quel rapporto o quell'atmosfera che si instaura è difficilmente replicabile o sostituibile con la tecnologia. Domenica scorsa, quindi veramente pochi giorni fa, abbiamo suonato a Bologna al Bravo Caffè, un posto dove suoniamo molto spesso, che fa una bellissima rassegna, e l'abbiamo suonato a pranzo. Quindi diciamo che si aprono delle cose diverse, no? A me è piaciuto tantissimo, cioè nel senso che abbiamo iniziato poco prima delle due, la gente era al dolce, chiaramente non potevano alzarsi a ballare, anzi qualcuno lo ha fatto e gli è stato detto non puoi, purtroppo. Però sperimentiamo cose nuove, dici. Esatto, queste cose, no? Poi sono cose nuove per noi, perché all'estero questo succede già normalmente, il fatto di suonare, non so, alle 18 o alle 20 finisce tutto, pur di suonare all'ora di pranzo.
ecco, il famoso matinè. Noi qua non ce l'abbiamo proprio come cultura, e invece è molto bello, insomma. Mi interessa capire la tipologia del pubblico che assiste al live, ad un vostro live. Quanti concerti avete fatto in tutti questi anni? Centinaia. Non lo so. Come, cioè, chi è quello che aspetta di... da cosa capisci quando la gente aspetta di ballare? Da che cosa lo intuisci? Ci saranno due o tre momenti la serata che intuisci che è adesso, che gli dice gli altri, adesso dobbiamo fare questa cosa qua. Ma di base abbiamo una scaletta che... dove nella prima parte cerchi sempre di avere la tua personalità, i tuoi messaggi, quello che sono sempre stati il nostro modo, anche in maniera, cioè il nostro modo di far star bene la gente in maniera positiva. Ecco, questo è quello che lo fai anche nella seconda, anzi forse ancora di più, ma e poi pian piano, diciamo che appunto dal brano Mangio Amore in su cominciano a muoversi, e a quel punto dopo li devi mantenere, no? Lì devi mantenere una... Devi star su. Ti dirò che facciamo anche tante feste private, cioè o aziendali, eventi dove ci viene chiesto proprio quella parte, cioè noi siamo quelli che devono fare ballare. A un certo punto ballare, insomma. Quindi, allora vi abbiamo visti dal vivo, bellissimo, tirate via la prima parte. Esatto. No, beh, quando ci viene chiesto effettivamente di fare le cose aziendali, lì abbiamo... È una scaletta. Mi sono caduti i CD mentre parlavamo, ma perché reclamavano di avere la loro presenza. Allora, questo ridillo, questo è Ridillo Love. Questo è del 98. Ecco, si vede bene. È così. Ti dirò in anteprima che la BMG vuole stampare il vinile di questo. A tutti i costi? Sì. Ah, sì? L'anno prossimo per il trentennale, e siccome hanno loro appunto il master, stamperanno l'LP proprio di Ready Love. Non l'abbiamo ancora detto, è la prima volta che lo diciamo. Non lo sapevo neanche io, però. Grazie alla Cise and Company. E questo invece, Pronti, Funky, Via. Quello è ancora ad oggi l'ultimo album, nel senso che da lì in poi abbiamo fatto un po' di singoli, perché poi fare l'album è comunque una cosa... Questo è un album che abbiamo fatto insieme a Azzurra Music. Ma questo sei tu che stai partendo? Quello lì è il nostro batterista, Caimano, che appunto poi vogliamo anche ricordare perché ci ha lasciati proprio circa un anno fa. Infatti me ne parlavi. Esatto. E per cui lì l'avevamo fatta tutta quella posa lì, lui era quello che era venuto meglio. Perché era più bello. Abbiamo tenuto lui in primo piano. Ci manca molto, devo dire, questo, il nostro batterista. Al di là della parte strumentale, ci manca proprio lo spirito che dava alla band. Era forse quello che credeva di più nel fatto che i Ridillo sono quella roba lì. Cioè quella roba lì, come dici tu, quelli che comunque fanno ballare, che non ce n'è... Cioè che però è una roba vera e non è tanto... Cioè, è troppo facile fare la cover band anni 70, dove fai solo i brani anni 70, no? Cioè, nel senso, allora, vabbè, ti piace vincere facile, fai YMCA così. Noi comunque abbiamo sempre ricercato delle cose particolari, originali, e quindi... insomma, Renzo Finardi era convinto di questo, di questa cosa. Detto il Caimano del pop. Beh, facciamogli una canzone. Sì, una canzone che piaceva a lui. Esatto, una canzone che... non è stata scritta, diciamo, per lui o in questa cosa qua. La canzone si chiama Rinascerò e da lì in poi è diventata un po' quella che facciamo per omaggiare quel momento lì, nel senso che ci piace pensare che lui sia trasformato in un animale o, sai, con queste cose qua un po' mistiche. La reincarnazione. Eccomi, la prima volta che ti ho vista accarezzare una poltrona, un gatto, una rosa, così ho pensato di rinascere per essere solamente quella cosa, magari il gatto, magari, meglio di una poltrona. Allora eccomi, un'altra vita sono stato una farfalla, ricordo che ho vissuto veramente un giorno splendido, ricordo che tu mi hai guardato solamente per un attimo,
ma è stato proprio lì che io mi sono innamorato di te, sempre insieme a te, notte e giorno, lontano da te, sai che potrei morire, ah, sempre insieme a te, estate e inverno, insieme a te per non morire d'amore, oh, io rinascerò dopo di questa vita, sarò un cavallo, forse un uccello, io rinascerò, che ne sarà di me, è proprio questo il bello, sicuro sarò in cerca di te. Bella. Iridillo con questo bel pezzo. Rinascerò. Sognante anche, non pezzo sì, un po'. Sì, in realtà era appunto nato per una storia d'amore, quindi prendeva spunto da questa cosa, appunto, che puoi essere un oggetto, l'idea della reincarnazione non solo in animali, cosa, al di là della cosa mistica, religiosa, ma proprio una cosa mi ricorda di te, no? Quindi queste cose qua, insomma. Prima parlavamo del fatto che siamo poi alla fine della stessa generazione e che quindi in qualche modo siamo nati con la stessa musica, con le stesse canzoni, con le prime radio libere, che eravamo. Sì. Avevamo cose, quindi io facevo il DJ in una radio. Tu facevi DJ, non si diceva DJ. Cosa si diceva? Non lo so, lo speaker, il conduttore. E siamo nati insomma, con queste prime radio, quindi in quegli anni in cui la musica ha cominciato a cambiare, no? per un'altra volta, perché già era cambiata già negli anni 60. Negli anni 70, almeno in Italia, sì. E comincia il cantautorato, una canzone meno melodica. Oggi, riguardando quel tempo, quanto c'è dentro il ridillo di quella storia? E che cosa trovi che sia cambiato nella canzone italiana oggi rispetto a questa tradizione? Beh, allora, io vengo dal momento in cui ho iniziato a suonare la chitarra con le canzoni, i famosi due album che erano usciti un mese dall'altro di Bennato, e per cui sicuramente la parte Bennato a livello chitarristico e ritmico mi è rimasta sempre dentro, no? Questa cosa del... Mangia fuoco. Esatto, no? Questa cosa della ritmica con la chitarra. E poi nel frattempo, dopo cosa succede? Cresci. Pensa che mio fratello mi obbligò, oltre a suonare la chitarra, mio fratello che è sempre un altro dei Ridillo, no? Che è il tastierista, Alberto Benati, mi obbligò, oltre che a imparare un po' gli accordi, diciamo la prima esibizione che io ho fatto col pubblico in teatro è stato Banana Republic con io e mio fratello, due chitarre, no? Per cui ero molto agitato. Dopo cominciarono invece i primi gruppi rock e lì ero molto ispirato dai Clash, da tutta questa scena, no? I Clash poi a un certo punto negli anni 80 fanno un album sandinista che ha tutto fuori che il rock, no? Che c'è molto reggae, c'è il dub, il reggae, c'è dentro quasi del jazz, no? C'è dentro di tutto, e per cui mi sono innamorato di questa parte, c'è molto funk anche, per cui cominci a scoprire quella cosa del funk, torni indietro a scoprire chi lo faceva, quindi da James Brown alle cose di Prince, e quindi ritorni a indietro alla scoperta. Oggi è anche più semplice perché uno va su YouTube o su Spotify, magari ti collegano loro, no? Ti fanno loro dei collegamenti, ma una volta dovevi veramente andare a scoprire, farti prestare dei dischi, eccetera. Ma secondo te c'è stata più trasformazione nella parte musicale delle canzoni o più nella parte linguistica, cioè in quello che racconti? Perché io oggi sento, te lo faccio più semplice, oggi siamo... C'è questa trap, c'è molto rap, c'è anche una canzone, un tipo di canzone leggera che apre un linguaggio
forse meno impegnato, tra virgolette, no? meno sì, legato a temi sociali o... Cioè, adesso sto generalizzando, però insomma diciamo quello che passa in radio più o meno. E quindi mi chiedo, ma sono un po', cioè i testi sono più o meno sempre quelli, oppure la musica che è più o meno sempre quella? Cioè che cos'è che si è evoluto di più? Dai, dillo tu Claudio, perché lui non lo sa. No, ma è difficile, si discute normalmente, cioè, anche venendo in qua parlavamo di queste cose, perché comunque certe cose non te le spieghi, comunque dici com'è possibile che riescano ad attecchire certa musica, che io, per esempio a me la trap è incomprensibile come possa avere questo impatto, però è un fatto generazionale. Anche quando c'eravamo, cioè quando noi ascoltavamo, diciamo che un tempo forse era più ampio lo spettro di quello che si ascoltava, le radio libere passavano veramente di tutto, erano veramente libere. Adesso lo sono meno, c'è una playlist che devono rispettare, però dall'altra parte è venuto fuori il internet, no? Per cui Spotify, tutti i giovani sono spostati su quella... Su quell'utilizzo lì, e le radio non vengono proprio considerate. Sì, ho in casa tre esempi di tre non generazioni, ma già un figlio di 20 anni a gennaio, uno di 17 e una di 11-12, diciamo. In pochi anni tutti cambiano i riferimenti. Cambiano, perché quell'altro, il più grande, è più YouTube, al di là che si è fatto tutta una cultura lui, tornando indietro, appunto, Beatles, eccetera. Quell'altro è esattamente trap, eccetera. E io capisco questi ascolti perché, cioè questi grandissimi ascolti di quella generazione lì, perché loro hanno 10 canzoni, quel mese ascoltano 50 volte al giorno queste 10 canzoni, per cui fanno questi numeri pazzeschi. E questo un po' lo facciamo anche noi da piccoli, Sì. Cioè, esatto, da quando sei adolescente, sì, tendi a ascoltare sempre le stesse cose. Devo dire che però l'album ti costava andarlo a comprare. Cioè, te lo volevi, sfruttare a fondo, cioè te lo consumavi. E l'altra, appunto, invece è magari il mondo più TikTok, per cui mi interessa anche capire questo aspetto, no? Più da producer o neanche da artista, ma quasi da... Cioè non è che mi interessa andare su TikTok o andare a fare quei numeri lì, perché non sarebbero reali, non so come dire, sarebbero impossibili. Mi interessa più da operatore della musica vedere questo tipo di trasformazione. Insomma. Come sta cambiando? Io però tornerei veramente indietro negli anni 60 un secondo, un po' perché vedo l'acqua, un po' perché dovete sapere che all'Azise, carissimi, io sono stato anche cittadino di l'Azise perché ho avuto un appartamento qui. Cioè hai vissuto qua in vacanza? No. Hai proprio vissuto qua? Sono stato anche, perché lavoravo a Verona per 10 anni invece di... Sei di casa qua. Esatto, invece di comprarmi un appartamento a Verona, io ho... Sul lago, volevo stare sul lago. E allora c'è questo lago qua e qualche traghetto che passa, e io ti faccio: quante navi ferme che qui nel molo stanno intorno a me. Sembran dire parti e va, le ti aspettano, restare più qua. Guardo quelle navi e poi io penso a lei, solo a lei. Guardo quelle navi e poi penso a lei. Ma c'è un oceano intorno, c'è, ed il mio cuore batte, lo sai. Tutto il giorno il mare guardo, l'orizzonte blu non termina mai. Guardo quelle navi e poi io penso a lei, solo a lei. Guardo quelle navi e poi penso a lei. Beh, questa è una cover, questo è un testo che esisteva già o hai rifatto, esatto, tu? Esatto, questo è un testo che esisteva già, fatto in italiano, fatto diciamo, dopo quello originale di Otis Redding,
La canzone era Sitting on the Dock of the Bay. Sì, ma perché voi infatti avete fatto un album di canzoni degli anni 60. 60 qualcosa, 70 anche. Rifatte in italiano a quel tempo. Esatto, c'erano tutte le versioni italiane, c'era appunto un pezzo di Barbacara, c'era un... Tom Jones, mi pare. Tom Jones, dopo te lo facciamo sentire. Ma anche fino ai Bee Gees, forse sono stati gli ultimi. Forse essere... fino ai Bee Gees. Quindi c'era questo fenomeno negli anni 60 che si prendevano le canzoni straniere e si faceva la versione italiana. Era una prassi che si faceva, però ogni tanto ti beccava bene, nel senso che facciamo l'esempio di Gianni Morandi, di Scende la pioggia, che era un brano tradotto da una hit, forse neanche tanto hit, perché magari portavano i 45 giri allora e dicevano proviamo a fare questo, e se ti andava bene in realtà quasi nessuno conosceva la versione americana o inglese, perché diventava molto famosa, appunto come nel caso di Scende la pioggia, che era un brano... lo stesso, diversi erano suoi, anche qual era l'altro? Sì, quello di Neil Diamond. Vabbè, un po' mi ricordo qualcosa, perché sai che non so se ti... Accendilo tu questo sole. Bravo. Sì, lì, ma non è il titolo, però. No. Ne va il titolo. Se perdo te. Però ecco, infatti mi raccontava un vecchio discografico che in quegli anni uno dei lavori della discografia era proprio mandare l'emissario, prendere l'aereo, andare a Londra, sì, che non costava poco come adesso, esatto, cioè c'era anche un costo, andare a Londra a sentire che cosa c'era, cosa sta uscendo di nuovo. Prendevano i 45 G, li portavano subito in studio a fare la versione, sì, la versione tua, la versione italiana. Certo. Per ricantarla e per... Era ricantarlo, e poi c'era proprio anche un discorso di diritti d'autore che tu riuscivi a guadagnare anche sulla versione... Quello era il motivo che ha mosso tutto questo fenomeno, i soldi, esatto, come sempre. Però voi con Gianni Morandi avete fatto anche una tournée, una lunga tournée, anzi più di una tournée, 10 anni di attività con Gianni. Sì, praticamente quasi 10 anni, dal 2004 fino al 2014 siamo stati la band che accompagnava. Nel senso, non è che abbiamo fatto in quel momento solo quello, continuavamo a fare il nostro lavoro, ma quando lui aveva bisogno ci chiamava. E esperienza bellissima, nata da una canzone che io scrissi nell'album Solo chi si ama veramente, che entrò dentro l'album, che si chiamava Corre più di noi, e insieme a Michele Ferrari, il coautore. Quindi a quel punto lui ci vuole conoscere, lui dice, beh, questa canzone la voglio mettere, almeno che sappia chi sono gli autori. Beh, Michele lo conosceva già, e una sera viene a vederci a Parma a suonare proprio. Noi da furbi, insomma, abbiamo preparato un pezzo, no? Abbiamo fatto, cos'era? Abbiamo fatto un pezzo... Ma chi se ne importa? Ma chi se ne importa? Quindi l'abbiamo fatto, insomma, okay. Lui era un po' nascosto dal pubblico, però sapevamo che c'era e... Insomma, Morale dopo ci chiede questa cosa di suonare alla diretta su Canale 5, tutta sua, di essere la band di una diretta in prima serata su Canale 5, dell'uscita dell'album. Quindi da lì abbiamo allargato un po' la band con due coriste, con altri fiati. Che ci sono ancora? Cioè la band è rimasta allargata o solo per quel periodo? Solo per quel periodo? Solo quella trasmissione live. E doveva finire anche lì, ma poi a un certo punto lui ci chiede anche, io ho già la tournée del 2005, che erano praticamente 50 date nei teatri e 30 nei Palasport, da gennaio a giugno, quindi... Sempre. Sempre. E quindi gli abbiamo detto, certo, lo facciamo. È stata un'esperienza bellissima, perché comunque... Ti rendi conto lo star sul palco, la tempistica diversa da quello che è le serate nel pre-disco o in quello che è. Cioè, tutta una situazione diversa, professionale, ma ho imparato tanto. Io vocalmente, ad esempio, ho imparato tanto, cioè, non arrivo neanche a... E da Morandi cosa hai imparato? A parte la parte, diciamo, musicale. Intanto la gestione, la disciplina, esatto. Perché lui era veramente, lui diceva, scusate ragazzi, io questa roba qui la posso fare anche io e la chitarra, se voi ci siete mi venite dietro, bene, se no
io faccio anche da solo. Quindi, insomma, ti metti nell'ordine di idee di essere veramente... Infatti c'era sempre un po' di tirella prima di andare su, sul palco, anche dopo, anche perché abbiamo cominciato con 5 serate al Sistina. Insomma, per noi che facevamo i localini, insomma, è stata una roba veramente, uno scalino a cui non eravamo abituati, soprattutto dal punto di vista della disciplina. Quindi, che, insomma, che è importante, perché sì, dopo si pensa che la musica sia giocare e basta, ma in realtà dietro ci deve essere sempre molto lavoro, come in tutte le cose, no? Il talento sì, sì, arriva no? fino a un certo punto e poi ci vuole tanto lavoro. Canto solamente insieme a pochi amici. Questa la sai anche tu, dai. Quando ci troviamo a casa abbiamo bevuto. Canta io? Sì. Ma allora, non lo so. E non pensare solte, che vai, ti abbia dimenticato. Ti vengo dietro. Proprio ieri sera parlavamo di te. Camminando verso casa mi sei tornata in mente. Non ci sono girato, non ho detto niente. Qui arrivava l'insulto. E ripensare, no, perché devo dire che questo momento qua era Palasport pieno, Palasport pieno, lui seduto, io seduto, eravamo solo questi qua, eravamo proprio solo così, no? E dopo mi diceva, la prossima volta fallo arpeggio, fallo pieno un po' più veloce, poi io lo facevo troppo veloce, la volta dopo mi diceva, fallo pieno un po' più veloce. Sai, quando hai questa cosa, vabbè, questa era canzoni stonate. Parole sempre un po' sbagliate, ricordi quante serate passate così. La canzone stonate l'ha fatta proprio Morandi o era prima da qualcun altro? Perché no, io la ricordo. La storia è questa. L'ha fatta lui, sì, sì. L'ha fatta per lui, l'ha fatta Mogol. Succede questo. Mogol a un certo punto, allora, Mogol che ha scritto tutto, praticamente tutto. Situazione è Gianni è nel momento degli anni 70 in cui vanno i cantautori e per cui lui è veramente non sa trovare la strada. Era il suo momento prima di Uno su Mille ce la fa o quell'album sì, là forse. Quando faceva veramente un po' fatica, no? Cioè, lui aveva ricominciato a studiare il contrabbasso, si era diplomato, eccetera. A un certo punto un giorno lo chiamo, questa è la scenetta che racconta lui, dovrebbe raccontarvela lui. Chiamo Mogol e dice: finalmente Mogol, no? Perché comunque Mogol Battisti parla al microfono. Al top, erano al top. Mogol, ciao Gianni, ciao, dimmi. Ma guarda, io ho avuto un'idea, mamma, finalmente. Ho voluto fare con te una squadra di calcio dei cantanti, dico. Bellissima idea, ma in realtà poi sotto sotto lui si aspettava la canzone. Quindi comincia questa avventura della Nazionale Cantanti che anche tu hai... Sì, io ho giocato anch'io un hai po'. Hai giocato, sì. Esatto. E... Poi per quando Donati erano forse era che la cantava, un certo Donati. Donati l'ha scritto la musica. Ha scritto la musica. Quindi... Perché poi la canzone nasce dal fatto che negli spogliatoi dice: ma Gianni, non ti vedo tanto in giro adesso, cosa vuoi? Ormai canto con gli amici, eccetera. Così. Tac! Canto lui con gli amici. La cosa. Sì. E se ci pensi, è proprio una cosa: canto solamente insieme. Cioè, è proprio scritta da quella frase. Lì. Bello. Ma Mogol era così. Allora, parliamo di Ridillo, però, perché siamo qua a parlare di Ridillo. Sì, sì. Io ho rubato il giro di accordi in questo. Ti faccio sentire in che canzone. Vai. In una canzone che quando ti dicevo che voglio portare tutti gli amici su questa graziella con la cartolina dentro i raggi della bici e li porto in al bar dell'oratorio di Pegoniaga nel 1973. Se torno indietro nel tempo non sono nostalgico ma aspetta, ho sbagliato. Qui Morandi gli dà una piatta. Cioè, bella. Se torno indietro nel tempo, non ce la fa più adesso. Metti anche tu, nel tempo forse era meglio. Il bianco e nero ad esempio ha più fascino e sarà anche per questo che il TV mio resta spento. Scelgo dal jukebox un 45 giri con gli amici, la
cartolina dentro i raggi della bici, le 10 lire nel dispenser di palline o noccioline, mi resta giusto il resto per la spuma bianca o il ginger, cerco una balera dove non si spinge, chiamami nostalgico ma tornerei volentieri là. Torno in bianco e nero e mi ricordo che ho ancora quel giallo da risolvere. Do you remember la neve a novembre? Oh, oh, yeah. Torno in bianco e nero ed è fantastico, tutto più sincero, tutto a posto, come ti sembra? Do you remember? Se fermo lì ti ricordi tu ora che fai, forse un tempo anch'io, forse un tempo in bianco e nero ero più io. È una fortuna per me star qua vicino a voi a sentirvi suonare. Tra l'altro questa è una chitarra che ha un suono bellissimo. Sì? Sì, piace. Beh, molto, sì, mi piace. Non è male, non è male, è una canzone. Piace. La tromba non so valutarla. È la prima volta che suona bene così la chitarra. grazie al nostro fonico Paolo. La fonica. E ridillo il nome, che come vi è venuto in mente? Perché è proprio Ridillo? No, questa è una condanna. Però. È sua. Ma no, è che... appunto in quel momento in cui si il era né carne né pesce, Monoxide, gruppo che canta in italiano, perché prima era tutto finto inglese, no? Quindi insomma ci voleva la svolta, allora abbiamo passato un po' di tempo a pensare a un nome, allora ventenni ci sembrava una roba simpatica Ridillo. È diventato un po' la nostra condanna. La nostra condanna, perché te lo chiedono tutti, magari a un gruppo che adesso 30 anni dopo si chiama ancora Ridillo, dice ma tipo ma che nome è? Però no, la BFM realtà... era, no, ma non è brutto. Premiata Foneria Marconi, che nome è? Cioè, no, ti dirò che è diventato un po' la nostra mission, ovvero ridire delle cose anche quando diciamo di rifare le cover, no? Quindi Ridillo vuol dire rivedere a modo tuo, sì, delle cose. Sì, può essere un'interpretazione. Ce la siamo giocata così. Ce la siamo giocata così. No, no, buono, buono. Infatti ridiciamo il pezzo di Tom Jones. Non è normale che tu lo amino così, uno qualunque che sta con te solo perché sei la ragazza per una sera e niente più, e io che t'amo senza te non vivo più. Non è normale che tu non voglia proprio mai mostrarti vera come tu sei e non così, che vuoi e con chi vuoi. Io che t'amo quando penso a te, che tutto sei per me, io dalla rabbia piangerei, ma se capirai un giorno cambierai, ancora e sempre t'amerò, io t'amerò. Benji, se tu potessi salire nel cielo, rivedere la linea del tempo, tornare indietro e poter cambiare un giorno della tua vita artistica, che giorno cambieresti? Un giorno... diciamo che il giorno in cui abbiamo suonato prima di James Brown nelle Terme di Caldiero, probabilmente troverei il coraggio da un certo punto di salire sul palco. Cioè nel senso, abbiamo suonato prima di lui, poi c'è stato lui, però forse magari a quel punto lì avrei detto beh scusa, io mi butto. E oggi lo faresti?
Ma mai chiesto questa cosa, prova a cambiare qualcosa. Se avuto la fortuna di aprire dei concerti favolosi come quello di James Brown, come quello degli Earth, Wind & Fire, un tour proprio degli Earth, Wind & Fire, per cui, e un altro col quale invece ci abbiamo suonato insieme è Umir Deodato, che è stato praticamente Umir Deodato colui, oltre a aver fatto composizioni bellissime, album bellissimi, lui brasiliano eccetera, ma era il produttore di Kool & The Gang, quindi ha fatto proprio il suono di Celebration e di quell'album lì, quindi insomma diciamo che abbiamo conosciuto veramente la parte che ha fatto ballare il mondo, no? E ti dirò che un giorno, quel giorno che abbiamo aperto il concerto di James Brown, degli Earth, Wind & Fire, okay, eravamo al Foro Italico a Roma, il nostro manager ci chiama mentre stavamo facendo un pezzo nostro e mi dice: guarda, erano usciti loro a ballare un pezzo nostro, quindi questi che fanno ballare il mondo ancora oggi, tu hai fatto ballare loro, insomma. E non c'è neanche la storia su Instagram. È una bella, bravo, non c'era, era 97, non è documentato. 97, esatto. Perché una delle cose, almeno un... una delle cose che penso sempre anch'io, no? Che oggi qualunque cosa fai, cioè, è ovunque, no? Tutti i social, ho poche foto, per esempio, dei miei anni giovanili, quando cantavo, perché non si usava a fare tutte le foto che facciamo adesso. Sei, no? Tutto... adesso sei tutto di sto tutto. Sto andando in bagno, sto andando. E proprio per questo, un giorno che se potessi ripetere, un giorno da ripetere, un giorno della tua vita fantastico, dici adesso lo voglio ripetere pari pari, così lo filmo e lo metto su Instagram e ci faccio le mie storie. È vero, è una bella storia. E te ne viene in mente uno? Ah, un altro? Beh, l'altro doveva cambiare, cioè, esatto. Questo è bello da condividere. Claudio, dai, scegli. Ma non mi viene in mente niente. Ma dai, ma niente, niente. Tu vorresti dire che è bello da dire, ogni giorno è un giorno più bello. Vuoi dire questa cosa? Sì, volevo dire quella. Così ti ho dato. Cosa mi fate sentire? Io speravo sempre di sentire uno dei due pezzi che ho ascoltato di più in radio, vostri, Mangio Amore o Figli di una Buona Stella, sì, se le volete fare. Li facciamo sentire, certo. Vai, facciamo due, fai la voluti due? Tutti e due uno dietro l'altro. Allora, chiudiamo con quella di Mangio Amore, che anche deve essere anche un po' deve avere un senso positivo, per cui partiamo. Perfetto. Prima da... Ok. Trifo. Cosa fa una luna come te tutta sola stasera? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Ci possiamo trovare? Meglio tante stelle come noi per far luce anche a te. Ci scusi, sa, si potrebbe voltare, ci sembra bella. Scusi, mi simpatia. Non è importante di che segno sia. Andiamo a casa mia a fare bidi bodi boom. Anche se dici di no, lei muore dalla voglia, lo so. Prima o poi vedrai, la bacerai, figli di una buona stella. Voleremo insieme nel blu, per sempre nello spazio. Sempre scegli una cometa, dove c'è più vita lassù. Saremo come Adamo ed Eva, anche tu verso il blu. Segui quella stella, fra di noi stanotte scocca la scintilla. Tante anime gemelle, fare figli nelle stelle, sempre più su. Bellissima, questa è la ripresa, swing, sì. È la ripresa di, no, in qualche modo, no? Cioè, mentalmente, di Alla Sorrenti, una figlia delle stelle, poi nasce il dopo, I figli dei figli, una stelle. Citazione bella, intelligente, mi è sempre piaciuta. Era fatta molto. Esattamente i 20 anni dopo di Figli delle Stelle, perché uscì nel 97, quindi Figli delle Stelle del 76. Sappiamo che aveva anche pensato di farci causa, il suo, editore. No, ci avevano, poi... ci siamo conosciuti, per cui ci avevano ragionato, poi hanno detto ma dai. Ma non c'è niente, cioè è tutta un'altra cosa praticamente. Sì, è un rimando, ecco. È un rimando, sì, mentale, certo. Ti porta lì. Mentre l'altra, come dicevi tu, sempre tratta dall'album Ready Love, è un brano che
prende spunto da tutto il mondo della dolce vita, quindi quello che è la parte proprio bella, sana, positiva, no? Dell'Italia in generale, di Via Veneto, cioè, basta dire Mangio Amore come la Lollo e la Loren, che basta guardarle no? nel loro momento d'oro, chiaramente, o no? Si conferma. Per cui io sono uno che potrebbe vivere anche fino a 100 anni. Perché? Perché mangio bene. Dimmi cosa mangi. Mangio amore. Io sono come un vero buon gustaio e non sono mai sazio. Ma perché? Perché mangio bene. Dimmi cosa mangi. Mangio amore. Buon appetito. Che bontà. Cibati di baci miei, non ti guardo più. Mi viene voglia di mangiare. Mangio amore come antipasto. Che bontà. Non è amore, è fantasia. L'appetito che mangiando adesso fame. Dammi da mangiare, baby, ho fame. Mangio amore. Io sono l'abete, un fiore. Mangio amore. Io mangio te che sei il mio menù del cuore. Mangio amore come la Lollo e la Loren, per una dolce vita che vivrò solo con te. Io sono uno che potrebbe vivere anche più di 100 anni. Perché? Perché mangio bene. Dimmi cosa mangi. E mangio amore. Sono uno che potrebbe amare come Mastroianni. Mangio bene. Mangio amore. Ti mangio con gli occhi. Che bontà. E sei già nuda, non lo sai. Mangio molto ma non sono mai la frutta. Per digerire bene. Che bontà. Voglio mordere la ciccia che hai. All we need is love, amore, adesso fa. Gustosa. Ho fame. Mangio amore. Io sono l'abete, un fiore. Mangio amore. Io mangio te che sei il mio menù del cuore. Mangio amore come la Lollo e la Loren, per una dolce vita che vivrò solo con te. E questo era Mangio Amore, lo di Ridillo, Daniele Benatti. Ma dopo ci mettete gli applausi finti, no? No, no, niente. E Claudio Zanoni con noi, con, per questo, no, niente, deve essere vero, è tutto vero, è tutto vero. Cioè, siamo, il pubblico non c'è, ma il pubblico ci sarà l'anno prossimo, quando immagino i Ridillo avranno voglia di tornare sul palco e tornare a proporre qualcosa, no? Anche, cioè, avete già dei progetti, delle idee? Abbiamo dei progetti. A parte il trentennale, che già, mi sembra già un gran progetto. Sì, sì, esatto, ma quello, sai, può funzionare, diciamo, cioè, diciamo è una cosa così. Diciamo che abbiamo, in maggio ci piacerebbe fare una giornata dedicata appunto al nostro Caimano, al nostro batterista, era già in programma a maggio dello scorso anno, chiaramente non si è potuto fare. Vorremmo riprenderla proprio sulle rive del Po, per cui anche tu sei invitato. Sicuramente sarà una giornata di tanti artisti e di una sorta di festival. Di festa. Molto libero, no? Sì. E poi cos'è che avevamo? Avevamo qualcosa in programma? Non ti ricordi più niente? Io mi ricordo. Vabbè, qualcosa seguite. Scusa, sai che tanto non potete seguire neanche la nostra pagina Facebook perché ce l'hanno. Ah sì? Così, te l'hanno, come si dice? Rubata lì, come si dice? A un certo punto era tutta bianca, quindi. Qualcuno che vi vuole male? Sì, non lo so. Mi dispiace. Beh, da una parte sono contento perché è una cosa in meno da gestire, no? Però stava andando bene, dice, era bella. Ma no, era un modo bello per tenersi contatto. Sono tante video delle dirette, il solito discorso. Ma è sparito tutto, introvabile tutto. Abbiamo provato a fare 1000 domande, comunque vabbè, giochiamo, ce la giochiamo ripartendo. Se qualcuno può aiutare, se abbiamo in... la polizia postale. Un vero hacker che ci sta guardando, esatto, che può aiutare il Ridillo. Volentieri. Ecco, con le contattate. Ciao ragazzi, grazie. E grazie, Andro. Buona fortuna per il trentennale, verrò a vedervi. Grazie. Viva. Ciao. Ciao, ciao. Woo!
vuoi davvero un regalo speciale, vieni a cantare il canta Natale. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Canta Natale, canta con noi. Tanti bambini felici così non si vedono mai. Per le strade e nelle case è un magico momento per noi. Con le renne tra le stelle lo senti quanto amore in questo mondo c'è. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Canta Natale. Felici così non si vedono mai. Per le strade, nelle case è un magico momento per noi. Con le renne spericolate lo senti quanto amore in questo mondo c'è. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Canta Natale. Felicità.